amici del paese delle fate, non so dirvi quando sarei stato felice di rivedere le vostre facce anche quest'anno e parlarvi del mondo giusto che abbiamo inventato a smerillo e che sogniamo tutte le notti e cerchiamo di esportare qui 6.000 chilometri lontano. Il mondo giusto è come quello che Dio aveva creato, dove nessuno moriva di fame e nessuno aveva la pancia gonfia, quello dove ogni bambino rideva e andava a scuola e poteva comprarsi il quaderno e la penna e la sera accendere la lampada per fare i compiti. Qui il mondo giusto che abbiamo sognato insieme non è ancora venuto. Tanti credono ancora che avere 3 quaderni e 3 penne sia il solo modo di essere felici. Siamo ancora a mezza strada, ma senza di voi saremmo ancora all'inizio. Vi scrivo questa lettera perché vi rallegriate con me. 10 anni fa, quando abbiamo inventato insieme il mondo giusto là sulla strada tra Smerillo e Montefalcone, i figli dei poveri che non avrebbero mai letto un libro in vita loro qui erano 40.000. Dal giorno in cui voi avete cominciato a marciare per il mondo giusto sono diventati 20.000, la metà. E quando ho detto ai nostri scolari che vi scrivevo per ringraziarvi, i più grandi mi hanno detto: scriviamo anche noi, tu traduci le nostre lettere. Siccome però non posso tradurre 1.000 lettere, io ne ho scelta una, quella di Alongir, della classe quinta, e ve la mando. Ascoltate. Cari amici del paese delle fate, Lucidio ci ha detto che anche quest'anno voi marcerete per il mondo giusto. Noi non possiamo venire tanto lontano e marciare con voi, dunque vi mandiamo una lettera per ringraziarvi. Sono 2 anni che voi pagate metà del salario alla maestra che ci insegna a leggere e scrivere. Senza di voi non avremmo avuto scuola, dunque 1.000 grazie. Ma la nostra maestra ci vuole bene e lavora gratis per il resto del tempo, dunque 1.000 grazie anche a lei. Se un giorno venite qui da noi in Bangladesh, voi sarete accolti con affetto e con gioia, perché anche noi crediamo come voi nel mondo giusto. Vostro affezionatissimo Lucidio. Bene.